Bentornati nella scuola di amici. È l'ultimo giorno della terza settimana e domani non perdetevi lo speciale del sabato. Ma prima di pensare a domani e alle conseguenze che la squadra perdente potrebbe affrontare, godiamoci l'ultima puntata della settimana. E vi assicuro che è una puntata davvero ricca. Mettersi in gioco a me ha sempre fatto bene, mi ha sempre fatto migliorare. Per me la squadra, come alla fine ha detto Gracie, per me la squadra non è una squadra unita. Dipende da quanto lavori, da quanto ti applichi, da quanto ci credi. Mi preoccupo più sbaglio nell'atteggiamento. Io non posso crearti un'identità in una settimana. Continuano gli incontri dei ragazzi con i tutor, Michele Bravi, Annalisa e Giovanni Caccamo. E se Annalisa sceglie di incontrare Biondo, vuol dire che la lezione può diventare molto, molto, molto piacevole. Eccoci. Buongiorno. Ciao Annalisa. Ehi là. Tutto bene? Tutto bene. E tu? Sì, bene, bene. Come la stai vivendo questa sfida? Tranquillo, come sempre. Neanche un po' di agitazione? Quella sana. Nello stato d'animo giusto, sì. Sì, sì, sono però così. Impegnati, eh. È certo che mi impegno. Io vorrei sentire qualcosa oggi. Le canzoni mie, però. Ma anche le cover hai già fatto qualcosa? Mi avete fatto brutta figura, comunque. Non ti senti ancora pronto? Cioè, sì, però, capito, non è il mio forte la cover, io più sull'inedito, se ti devo sentire qualcosa. Che facciamo? Dai, cavolo, voglio sentire delle cose. Com'hai deciso di tornare? Perché ho visto che sei in sfida, perché comunque la mia opinione su di te la sai e non è cambiata, quindi... Ok. Hey baby, non so te, io ancora non dormo. Tu che ridi e non sai quanto bene mi fai soltanto restando. E forse non so più restarti lontano, ora meno che mai, proprio ora che sei. Sei la mia Beverly, ah, sei la mia Beverly, ah, sei la mia Beverly. Bella. Cioè, deve essere rilassata comunque. Sì, sì. Il modo di cantare. Anzi, secondo me puoi essere ancora, ancora più rilassato. Più, sì. Però, cioè, se mi guardi non perché posso. A volte... Mi perdo, vedi, voce. Che corri un po'. Lo so. Mi piace e anche... Non è facile, cioè, perché comunque non rappi solo, no? Chiaramente lo fai su un'intonazione, no? Sì, comunque... sì, infatti è un po' più sperimentale, cioè, un po' la roba che fa... È difficile, a un certo punto ti sei raddrizzato, sì, sì, perché entrare giusto, cioè, non è facile su base di questo genere qua. Che comunque io mi sto un po', cioè... mi sto pure mettendo in gioco questa cosa di fare canzoni più cantate, no? Sì, sì, ti metti in gioco un po' su tutto. È bello che tu sappia chi sei, però è anche bello che ti lasci ispirare da questa esperienza, no? No, no, senza dubbio. Ecco, tu sicuramente parti da una materia prima, è importante perché ce l'hai, no? Hai talento, secondo me. E quindi sicuramente da qui in avanti puoi solo migliorare. Non credo che tu debba avere paura nel provare a sperimentare qualcosa. Cioè, Annalì, io comunque quando mi metto a scrivere una canzone, cioè, mi metto le cuffiette e mi viene... Io non sono che scrivo a tavolino, mi metto là al computer e scrivo, capito? Mettersi in gioco... Per qualche motivo a me ha sempre fatto bene, mi ha sempre fatto migliorare. Cioè io quando sono arrivata qua ero sicurissima, maestro Perris magari se lo ricorda, ero sicurissima in quello che facevo, no? Man mano questo mondo è iniziato a diventare più grande e mi sono resa conto che cavolo, per essere brava nel mondo più grande mi devo fare un mazzo così e devo anche un po' provare, fare degli esperimenti. Poi se ci credi, li porti avanti. Secondo me si può fare tutto, cioè tu hai tantissime possibilità dalla tua. No? Sì. Però,
cioè, bella tosta. Sì, beh, mica niente, quale cosa, le cose facili a noi non ci piacciono. Lo so, anche a me. Se no non saresti qua. Cioè, mi devi dare una mano. Tecnica. Io vorrei fare proprio, io ecco, ora che ci stiamo, io vorrei fare proprio lezioni di tecnica, cioè che io non faccio i pezzi miei, e mi insegnate un po' come si canta, cioè come mi devo mettere, che io non so manco come devo stare con le spalle, che ne so, ci stanno tutte tecniche. E gli avevo detto l'altra volta a Annalisa. Vuoi fare una lezione di tecnica? Sì, voglio fare una lezione di tecnica, Annalisa. Fammi questa lezione di tecnica. No, no, ma se vuoi la facciamo. Facciamo una lezione di tecnica. Vuoi fare ancora qualcosa? No? No, ti aspetto. Ma come no? Devi fare la lezione di canto. Prometti che facciamo lezione? Prometto. Devi dare la mano. Prometto che facciamo lezione. Ufficiale. Ti porta con te un problema. Che mi è da ridere, aspetta. Allora ci vediamo la prossima volta e facciamo una lezione di tecnica. Spero presto. Sì, presto, presto, non ti preoccupare. Ci vediamo alla lezione di tecnica? Sì. Io però adesso sto qua, devo mandare via te. No, perché vai così. Stavi aspettando che mi alzassi io? Vabbè. Mi raccomando. Già sti uscitela bene. Questa Annalisa? Guardalo! Ma veramente, io divento davvero rosso. È nato qualcosa? Prezzi com'è? Com'è assurdo? Guardalo, cioè il biondo è innamorato. Ma che è innamorato? Ma che artisticamente. Artisticamente parlando artisticamente. Non, lo non è innamorato, è preso più che bene. Di solito è preso bene. Bene, cioè, bene. Ma lui, cioè, ogni volta lo sai come sto. Cioè, prima stavo tutto preso male, mo sto benissimo. Io non so cosa voglia dire questo. Mo dove faccio una lezione di tecnica insieme. Te lo giuro, ho fatto la promessa, gli ho dato la mano. Voglio scrivere una traccia. Cioè, potrei scrivere un disco adesso. Ti batti il cuoricino un po', dai. Oh, com'è? Sei rosso? Ma che sto rosso? Ma non è vero. C'hai la pelle mecciata con la felpa. È amore, guardalo. Ma che amore? Mi ha ridato... Lo swag. Lo swag mi ha ridato. Sì, però. Un bambino davanti a... Non so, i giocattoli, non capisce niente. Lei ci sta, ci guardava, però, e tipo lei rideva, io ridevo. Quindi rideva. E tipo durante la canzone, cioè, però, mi era proprio da guardarla lì. Guardarla negli occhi. E tipo, cioè, però, capito, lei rideva, lei ride. Era proprio comunicazione con gli occhi. E quindi, cioè, penso che andavo più veloce, penso, però non è che gli potevo dire senti, è perché, cioè, ero concentrato su di lei. Sì, ero concentrato, cioè, fra, io non la devo guardare quando canto, fra, perché non sono concentrato, cioè, devo tornare a me stesso. Sex symbol freddo. Seconda volta, alla terza scoppia l'amore, si dice. Ah, ora posso pure andare a casa. Torniamo alle due squadre. La questione dei nuovi capitani era rimasta in sospeso per problemi interni alle compagini, ma adesso la produzione ha preso una decisione risolutiva. I nuovi capitani sono Federico per la squadra del ferro e Yase per la squadra del fuoco. E ora inizia le rogne. Luca nei giorni scorsi si era proposto come capitano, ma l'intenzione di giustificarsi nello speciale del sabato fa sì che la sua richiesta non venga accettata. Dall'altra parte era stata Grace a candidarsi alla guida del ferro, ma proprio in quell'occasione si era consumata la rottura con quella che adesso è la sua ex squadra. Mentre Grace passa al fuoco, nessuno vuole fare il percorso inverso e adesso si comincia a capire il motivo.
tutti i membri della squadra del fuoco non vogliono passare alla squadra del ferro perché ci sono degli elementi con cui abbiamo avuto anche dei contrasti evidenti, e non parlo musicali, parlo proprio personali. Ci sono stati degli atteggiamenti da parte di Mose, da parte di Carmen, da parte di Federico e in parte anche da parte di Grace, che sono risultati a chi li ha visti dall'esterno come molto antipatici. La cosa che mi sembra strana è che comunque io ho sempre detto: ragazzi, se non avete qualcosa che non vi sta bene, parliamone, perché se no, se il problema sono io, ditemelo, non ho problemi. Ma i problemi per la squadra del ferro non sono finiti. Anche il ballerino Nicolas manifesta il desiderio di passare al fuoco e la produzione accetta la sua richiesta. Io, perché ho lo stesso pensiero del fatto che il gruppetto che si è formato tra Fede, Mose, Carmen, tra cui ci sono stato anche io, tra cui c'è stata anche Grace, cioè non ho problemi a dirlo, è diventata una cosa che non mi piace. Ma ti sembra valido questo motivo per cambiare squadra? No, io è una cosa che penso. Non mi sembra un motivo valido. Certi atteggiamenti mi sono dati fastidio. Ok, una ma cosa, pure a me hanno dato fastidio. Per favore, ma per me non... sì, per favore, fammi finire di parlare. Per me la squadra, come alla fine ha detto Grace, per me la squadra non è una squadra unita. Che si sente... Raga, abbiamo fatto la figura degli idioti, a parer mio. Ma mi spiegate il... Perché? Di motivo. Perché non mi trovo bene, cioè, perché capito? Perché qualsiasi atteggiamento che hai, Mose, mi sta su... Adesso il fuoco ha 12 membri, mentre nel ferro sono rimasti solo in 9. Per la prima volta in questa edizione, i capitani hanno l'opportunità di assistere alle prove di tutti i componenti delle squadre e di conseguenza scegliere chi schierare nello speciale di sabato. Cominciamo con la squadra del fuoco, con Yaser chiamato a scegliere la formazione migliore per portare a casa la vittoria. Nicole la mettiamo, quindi è una. Einar, dimmi cosa ne pensi. Sei tu quello che devi scegliere, cioè, no, io ti dico che... Non sento quello che hai te ora, sì. La voce, non so che dirti. La voce comunque ce l'ho, mi esce. Se tu mi fai cantare, canto. Volentieri anche. Allora vieni, canta. Intanto sicuramente per la danza, Filippo. Se non devo tenere di conto dell'obbligata, scegli colore. Ora siamo sulla questione Augia. Se come squadra siamo tutti d'accordo a darle questa opportunità, io la chiamo. Però deve essere unanime la cosa. Ok. Ok? Allora il quinto è Augia. La scelta di Yaser dunque è caduta su Einar, Nicole e Augia per il canto. Mentre i ballerini che si esibiranno saranno Filippo e Loren, ma gli esclusi hanno qualcosa da dire. Io avrei fatto per il canto tutta una sfida al femminile, ma perché questa settimana ho questa sensazione. Cioè avrei valorizzato lei. A me Nicola spiace. Non me la sono sentita di fare delle scelte esclusivamente sui pezzi nuovi, questo lo volevo far presente a tutti, perché non è detto che vi diano da cantare quelli. Posso dirti una cosa? Certo, sì. Io quando sto nell'altra squadra ho notato questo. Sì. Ho notato che nel ballo loro sono 20 volte più forti, ma proprio a livelli esorbitanti. Io lo capisco, nel canto, secondo me... Aspetta, fammi finire di parlare. No, sì, scusa. Nel canto siete molto più forti voi, e ho pensato che avere più ballerini dalla nostra parte fosse stata una cosa più logica. Capito? Quello che ti voglio dire. Perché nel canto, in qualsiasi caso, siamo molto più forti noi. Giusto? Abbiamo sempre vinto nel canto. Raga. Nel ballo no. Allora, cioè, se i cantanti sono più forti... Infatti, se i cantanti sono più forti, andrei più cantanti che sono... No, vi spiego il discorso di Nicole. Io potrei far cantare 3 volte Nicole. Esatto. Per il canto.
Altre volte Einar, altre volte Grecia. Perché tanto sono forti e poi avere più scelta con i ballerini. Ah, non ho capito questo. Era questo quello che diceva. Sì, sì, esatto, il mio ragionamento. Ti dico il mio ragionamento. Certo. Ho notato, sempre mettendo insieme le vecchie sfide e i pareri dei professori, che con Loren ho una buona possibilità di pareggiare contro Orion e con Filippo, a differenza per esempio di Loren, ho una migliore possibilità di pareggiare contro Vittorio. Posso risponderti a questo? Certo. Io adesso non so neanche se ve lo potrei dire, però io non voglio barare, ok? Cioè, la cosa che ti dico è che io i pezzi di Vittorio li ho visti. Ah, ok. Quelli di questa settimana, però. Sì. E se lui dovesse fare il pezzo che ha fatto adesso... Sì. A parer mio, poi a parere dei giudici, non lo so, non vincerà. Ora tocca a Federico, capitano della squadra del ferro. Dover decidere così mi è molto difficile. E allora, partendo dal ballo, per questa settimana faccio i complimenti a tutti quanti, però vorrei schierare Vittorio, che mi è piaciuto tantissimo, e Claudia, che non ha avuto l'opportunità di esibirsi scorsa settimana. E Orion non è una cosa, però oltre al fatto che Vittorio l'ho schierato perché è quello che mi è piaciuto di più e Claudia perché mi è piaciuta molto e non ha ballato l'altra volta, questi ultimi giorni non so perché però ti ho visto un po', cioè non ho visto l'Orion che conosciamo, eri un po' diverso, semplicemente per quello. Poi lo sai che la stima per te ti reputo molto forte. Per i tre restanti mi vorrei schierare io, miseria, Carmen e Silvia. Allora, ho fatto queste scelte, vabbè, per il ballo l'ho già detto, per il canto, perché volevo far cantare qualcuno che non si era ancora esibito. Non entrambi, cioè, volevo scegliere tra Silvia e Emanuele. Mi è sembrato di aver dato degli input ad entrambi e quella secondo me è la persona che mi ha dimostrato di più. È stata Silvia e quindi mi è servito molto risentirla di là. E ho schierato Carmen sia per il fatto che secondo me può essere chiamata a fare una comparata con Nicole, sia per il fatto che il suo inedito lo potrei giocare bene contro gli avversari che penso schiererà Yaser. Chiaramente no, cioè, sapete quanto mi piacete, però Mose secondo me ha avuto comunque fino adesso l'opportunità di far vedere tanto. E De Jeb ho fatto delle considerazioni, cioè, sei sereno, l'ho sentiti, cioè, hanno avuto modo secondo me di esprimersi abbastanza fino adesso, e quindi secondo me queste qui sono le scelte più forti che potevo fare. Federico quindi ha scelto di schierare se stesso, Carmen e Silvia tra i cantanti e Claudia e Vittorio tra i ballerini. Ma anche nella squadra del ferro c'è chi ha motivo per lamentarsi. No, sei basato sulla canzone, perché dato che tu Tissi Neven sicuramente non la conosci tanto, ho detto vabbè, questa canzone non la conosco, meglio Cam, che cioè, no, sei stato, guarda, più bravo a giudicare Cam che conosci questa canzone rispetto alla mia che non conosci, secondo me. Come non conosco Tissi Neven, cioè la meno conosciuta. No, ma io ti sto dicendo che... a livello di, sì, di sì, comportamento, sì, può essere, di come arrivi, okay. Come puoi arrivare alla sfida, capito? Okay. Io ti ho detto, fammi ascoltare robe, cioè prendimi da parte, siamo anche in camera insieme, capito? Fammi sentire. Questo è il terzo sabato, capisci? Comunque qualcuno ci rimane sempre male. Sì. Non è facile. Io sono serenissimo. No, lo so. E poi sinceramente c'è andare in sfida, poi. Ma allora, ovviamente cioè, ognuno mette se stesso, cioè cerca di vincere, portare il punto a casa. Però è brutto andare in sfida. Che poi non è nemmeno cantato, capisci? Vabbè, sì.
Ti capisco benissimo, io sono... Sì, 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 no, sai che quanto ti posso capire, però sinceramente di mettervi a tutti e due... Volevo avere io la responsabilità di andare in sfida. Soltanto cioè, perché non avete cantato fino adesso, mi sembrava un po' un azzardo, capito? Cioè comunque c'è gente che ha dimostrato di piacere sia ai professori... un insieme di cose, capito? Non mi sono sentita di mettervi subito tutti voi due. Raga, intanto dobbiamo cercare di mettere il punto a casa in modo tale che lui non mai sfida. Ma sinceramente a sto punto cioè, ci voglio andare in sfida. Ci voglio andare a spucciolate, cioè. Quindi facciamo caso. No, che me ne frega. O esco o non esco, basta che canto. Ma che scherzo, che te ne esci poi. Perché è meglio non andare in sfida? Allora, io vado in sfida, io canto, esprimo me stesso. Non è una esco, sto dentro, cioè... Quello sì. No, non devi fare questo ragionamento. E devo arrivare a questo punto, Emanuele, non devi fare questo ragionamento. Intanto dobbiamo cercare di portare il punto a casa. Sì, sì, sì. E basta. Preferisco andare in sfida. Secondo me, poi... Le squadre sono fatte e sabato si sfideranno nello speciale, ma nel frattempo i ragazzi continuano a studiare. Il cantante Einar, primo nella classifica di gradimento, ha avuto la possibilità di incontrare la prof di canto Paola Turci. Ciao. Io sento che tu vuoi darmi del lei. Sì. È vero? E sento che però questa cosa non la posso accettare. Ok. Ok, grazie. Che vuoi fare? Vuoi cantare? Sì. Volevi chiedermi qualcosa? No? No? Ok, vai. Grazie. Che vuoi fare? Quello che vuole lei, quello che vuoi tu. Allora, con questa canzone con Mi sono innamorato di te, mi hai stracciato il cuore. Mi sono innamorato di te perché non potevo più stare solo. Giorno, volevo parlare dei miei sogni. Mi hai fatto molto bene, che è una canzone che potrebbe passare così, perché non ha una vocalità così incredibile, non è un gioco di prestigio, ma è soltanto di sentimento. E quindi mi porti in un'altra dimensione quando la canti, quando la interpreti. Mi fai svegliare da questa dimensione meravigliosa soltanto quando dici ti vengo a cercare. Sì. E cercare non si può dire. Cioè, lo puoi dire. Potrebbe diventare una tua caratteristica, ma devi saper dire anche l'altro. Ti vengo a cercare. Cercare. A cercare. Devi lavorare sulla dizione. Ok. Ti va? Sì. È molto importante. Ok. Perché tu poi sei uno che ha intensità. E poi questo è un work in progress, perché non sempre poi magari, per esempio il tuo inedito la prima volta non mi è piaciuto. No, neanche a me. Poi in diretta qualcosina ho sentito, però è sempre, potrebbe essere un crescendo, ma potrebbe essere anche un abbassando, sì. No? Va bene, scegli tu. Scegli qualcos'altro che ti senti, che ti piace, che può... A me piace Heaven. Darmi intensità. Heaven. Di Bryan Adams. Poi invece Bridge of Troubled Water, che è quella che ho preparato per settimana scorsa. Wow, bella. Vai. Feeling small when tears are in your eyes, I will dry them all. If you need a friend. Beh, mi piaci un sacco. Mi piaci, hai una tale intensità nelle parti, quelle recitate, quelle interpretate, basse, e ce l'hai molto meno nelle parti alte. Tu quando canti, che cosa metti in gioco? Cioè, io personalmente, cioè, anche nei pezzi in cui mi piacciono, anche a me, cioè, sento dentro come un brivido, sento. Mm. Il tuo corpo c'è anche? Sì. Sì? Sì. Che tu sei così, Che va bene. C'è tutta questa... Sì. Dai come dai il tuo cuore, quello che viene da dentro, insomma, la voce. Nelle parti alte cerca di pensarci, perché sei bravo, sei precisissimo, hai tenuto la nota, eccetera, però era un po'...
svuotata di intensità, di sentimento. Okay. Quindi anche là, lavora pure lì. Okay. Va bene? Ok. Bravissimo. Grazie. Bravissimo per ora, Perché sì, sì. Dipende da quanto lavori, da quanto ti applichi, da quanto ci credi, ok? Credici. Credi anche che sei bello, Perché questo è importante. Dai tutto di te, ok? Non nascondere nulla, ok? Grazie. Ciao. 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 Ciao, buona giornata. Prendi uno spagnolo, mettilo a ballare una coreografia tra flamenco e passo doble. Il risultato potrebbe essere esplosivo. È quello che Natalia Titova ha deciso di fare con Orion, ballerino della Squadra del Ferro che sta preparando un'esibizione ad alto tasso di sangria. Di sangria? Spagnolo. Buongiorno. Maestra. Allora. Prima dell'iniziare la lezione ti volevo subito ripetere, almeno dire quello che vorrei da questa coreografia. Prima, giustamente, capire chi sei. Un atteggiamento giusto. La seconda, capire anche il stato del fisico, in senso che è sempre molto elastico, molto forte. Capire anche che ci sono due donne. Perciò ogni cosa che fai... o proprio un feeling con loro, o un atteggiamento che tu stai studiando loro, oppure quasi ti senti fare un fighetto avanti loro, ti fai il flamenco sapendo che loro che ti guardano, ok? Non classico! Troppo lento, su già! Ai ai ai. No, tranquillo, non pensare adesso agli sbagli nelle figure. Mi preoccupo più sbagli nell'atteggiamento. Ogni cosa che fai, ogni figura, non dobbiamo mai fare a inerzione. Che significa inerzione? È quando tu fai una spinta e poi continui, ok? Tu fai troppo nel ta e poi si ammoscia tutto. Perciò da qua, quando io vedo loro, preparo e uno, e due, e tre, ta, ta. Non mi spaventi. Tu cerchi una immagine in specchio. Tu ti guardi, ok, i bracci sono giusti, questo sono giusto, la faccia giusta. La mente non c'è. Passadoble è un ballo, da un lato, meccanicamente potrebbe essere semplice, ma mentalmente è difficile. Ci sono tanti passaggi dove sei non lento, sei uguale. Mi servono passaggi, non ta, ta, ta. Se musica lenta, più musica lenta, più tu devi essere veloce, la dinamica ti devo uccidere. Il toro deve scappare già dalla tua presenza. Vai. Ok. Proviamo. Subito, veloce, giro. Pa. Giù, giù. Cresci, cresci, muovi, muovi, muovi fino a che... Vai. Muovi corpo, corpo, muovi! Adesso, vai! Da, salto! Arrivi in anticipo, fai pausa. Vai! Hop. Sei lento! Io devo vedere che comandi tu. Veloci, vai, chiudi! Oh, meglio. Passo e allargo! Non senti differenza? Ehi, tanda! Vai! Oh, meglio! Ta! 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 Veloce! Corpo cambia, morbido! No, adesso! Ta!
Prevedi non esiste in lei. Se fosse in lei, io ci amo. Largo, vai, vai, chiudi! Se io ci amo. Vai, lei, stai su! Circuita. Questo è lento. Vai. Accento, ta, ta. Meglio. Ciù, veloce. Ta, veloce. Ta. Devi fare giro mezzo. E forte. Ta, si, seven, one, two. Buono, hai fatto buon lavoro in questo poco tempo. È un piacere lavorare con te, lo sai. Il piacere è reciproco. Per me questo è un regalo. Non ho mai fatto una cosa così, però mi piace moltissimo e mi sento ancora un po' strano, ma posso farlo. No, lo so che puoi fare, se non puoi fare io, cioè, non ti consegno a uccidere. Più uccido significa che più pretendo. Ok, grazie. Buon proseguimento. Maestra. Nicole, cantante della Squadra del Fuoco, è stata inserita al secondo posto da tutti i professori. E uno di loro, Carlo Di Francesco, ha scelto proprio lei per una lezione, anche in vista della prova comparata con Carmen sul brano Amore Bello. Fammi sentire Amore Bello. Mm-hmm. E così te ne vai. Cosa mi ha preso adesso? Forse mi scriverai, ma se è lo stesso. Amore bello come il cielo, bello come il giorno, bello come il mare, amore. Ma senti una cosa, stavo vedendo, perché stai tutta curva quando canti? Non riesco a comunicare col corpo. Ne hai detto poco. Non si può cantare, cioè non si può, si può, ma secondo me non è il massimo cantare una cosa del genere dicendo amore bello, perché sembra che l'amore bello t'ha menato, cioè nel senso da... A parte gli scherzi, il corpo comunica tanto quanto la voce, quindi se tu stai così è un po' strano. Sì, distrugge un po' il tutto. È un po' sì. E poi in generale la fisicità fa di un'esibizione spesso la differenza. Impara anche lì, prova in sala prove ad usare delle cose che non hai usato, le braccia, il corpo, le spalle, la testa. Non ho capito se è vergogna la tua o se è che in fondo non ti piace quello che stai cantando. No, a me piace, è che in italiano sì. Non è timidezza, non lo so, diciamo che in italiano mi sembra proprio di mostrarmi per quello che sono. E mi fa paura questa cosa. In inglese lo puoi un po' mascherare. La ragione per cui non mi piace che si canti che cantiamo in inglese. È perché ovviamente l'inglese per alcuni aspetti è nascondersi dietro una maschera. Anche la notte è una roba che io ho provato. Avevo delle immagini in testa di quello che ho provato. E mi accorgo che sono più, come si dice, introversa rispetto a quanto canto in inglese. In italiano mi sento che io non riesco a tirar fuori quel demone che c'è dentro. I wish I could. Normale che sia così, però è proprio per quello che bisogna lavorarci. Io no? Voglio lavorare per prendere padronanza del proprio demone, del proprio corpo, della propria voce. Perché io questa cosa l'ho provata, quindi ho un'immagine in testa, però allo stesso tempo non riesco a tirarla fuori. Non so se è timidezza, paura, non... Si vede che sono nuda sei bloccata. Quando canto queste cose. Esattamente, però l'attore, l'interprete, il cantante, che sono tutti interpreti, effettivamente devono spogliarsi di tutto questo. Perché se no è un peccato, se no arriva solo la voce, che per quanto possa essere bella è una parte dell'esibizione, non è tutto. Allora, se tu vuoi essere una cantante completa, non ti devi vergognare. Trova qualsiasi modo per superare questa paura. No, sì, voglio lavorarci, cioè, perché mi rendo conto che mi limita. Prova il tuo corpo a sentire cosa è farlo funzionare mentre canti, perché è fondamentale. Devo convincermi però che non è nulla, ma le mie mani tremano. In qualche modo io dovrò restare a galla. E così te ne vai.
cosa mi ha preso adesso. Io se adesso ti chiedessi, me la reinterpreti in un modo totalmente diverso da come hai fatto? Saresti capace? No, perché non l'hai mai sperimentato. Quindi tu devi entrare in quella dimensione lì, ti devi fare tutto il film, devi vivere quella storia lì se non l'hai già vissuta e alla fine dirla. Amore bello come il cielo, bello come il giorno. Quindi questo vuol dire studiare, cioè affrontare e scoprire dei mondi che non conosci. Se andate sul sicuro, potete farci sentire bene e ci stupiamo le prime esibizioni perché non vi conosciamo bene, quindi diciamo, ah, però non è male, faccio per dire. Peccato che alla quarta o quinta esibizione dico, sì, non è male, è sempre la stessa cosa. Però. Ok? Va bene. Buon lavoro. Grazie mille. Nicolas sta preparando una coreografia hip hop con Emmanuel Lo. Andiamo a vedere com'è andata. Diciamo il passo c'è. Quello che non vedo proprio è la dinamica, la parte quella più forte, la parte più morbida. Inizia e finisce tutto uguale. And one, two, and. Questo qua è poggiato forte. Tutte queste strusciate così sono troppo coreografiche, ti sei sporcato veramente, come, quando ti sporchi come fai? Dici non fai così, fai così, fai più così, dici, esatto. Questo qua lo devi sentire fisicamente, eh? Perché adesso non si capisce, sembra, esatto, questo è proprio... Devi viaggiare molto di più, perché si deve riformare da che state così, esatto, ritorni indietro. È più forte se chiudi qua che senti la mano e senti... Io devo vedere la mano perché se mi fai lo scatto troppo forte qua, mi concentro sul corpo che ci ha avuto qualcosa e la mano si perde che si chiude, capito? No, vedi, è incerto quando arrivi. Questo è facciamolo insieme. 5, 6, 7, 8, 1. Ok, va bene. Importante, ecco, che magari se te la rifai anche tu, di dargli una forza, ma naturale. Naturale, cioè ci stanno delle cose che devono essere proprio col flow giusto, capito? Negli ultimi giorni Rudy Zerbi sta incontrando i cantanti che a suo avviso rischiano più degli altri di lasciare la scuola. Oggi tocca ad Augia, sulla cui contemporaneità il prof ha alcuni dubbi. Allora, io in questi giorni ho chiesto di vedere prima di tutto quelli di voi su cui ho dei dubbi. Ok. Tu per me sei tra questi. Io non ho dubbi sul fatto che tu sia una cantante che sa cantare. Il dubbio grosso che io ho è che io ti sento cantare al passato. Ok. Nel senso che se tu vedi lì, il mio criterio di giudizio fondamentale su di voi è la contemporaneità. Quindi essere solo intonati. Ok. It's not enough. Non è abbastanza. Sì, sì. I don't understand. Which kind of modern style, like maybe Rihanna or... No, non è che è uno stile moderno che devi cantare, ok? Essere moderni, essere contemporanei, significa anche cantare cose vecchie, ma con un atteggiamento, con una voce che aggiunga qualcosa al giorno d'oggi. Cosa ti piace? Cosa ascolti quando sei per gli affari tuoi? Mi piace come Beyoncé.
e anche Rihanna e Shakira. Pensa a Rihanna, ha un suono anche nel modo di cantare, un'intenzione che è contemporanea. Io in te non ho sentito questa cosa. Per me questo che è difficile. This is the first time for me to sing Italian, but I would love to what you said. It's like for me it's a kind of challenge to change as a modern style. For me it's a little bit hard to find a part to make a modern voice like this, but I will try to. Allora, io non posso crearti un'identità in una settimana. Okay. Sì, sì, certo. Voi entrate qui e la differenza la fa chi quell'identità già ce l'ha. E questa è la differenza fra cantanti e artisti. Che cosa ti piacerebbe farmi sentire? Quando nascerà amore. Ok. Oh, 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 amore mio, in mezzo al futuro ci penso io, a farti andare al futuro, farò di più, farò le cose che vuoi fare. La canti con la stessa impostazione, con lo stesso atteggiamento che aveva lei 30 anni fa. Sì. Ma sono passati 30 anni, tu ne hai 20. Sì. Il mondo è cambiato completamente. È arrivata Rihanna, è cambiato tutto. Mm. E tutti questi 30 anni io non, che sono passati non li vedo nel tuo modo di cantare. Mm. No, io voglio provare le altre canzoni come moderna, così per me, perché e lo so, la mia voce è vecchia, io lo so, anche il mio marito dice, ma... Aulia, io voglio essere molto sincero con te. Sì. Io apprezzo il fatto che tu dica che vuoi cambiare, però credo che questa impostazione che tu hai sia talmente solida che ci vorrà tanto tempo per cambiarla, se ce la farai, non lo so se ce la farai. Sì, sì. E secondo me questo tempo qui non c'è. Quindi ti voglio dire che se mi troverò a dover rispondere alla domanda se tu è giusto che resti o no, io dirò di no. Ciao. Hi Lauren. Ciao. How are you? Tutto bene. Allora provo a parlare in italiano. Allora, tu hai vinto lo Shake Remix Time, è un'ora in più per fare ciò che vuoi, and your choice was to rehearse the choreography your song. Mm-hmm. Shake Remix Time starts right now. Ok, thank you, grazie. Biondo in sfida per un provvedimento disciplinare. Lo storyteller si è preparato tutta la settimana e adesso ha l'opportunità di seguire le prove del suo sfidante. È un confronto molto atteso, ma sapremo come andrà a finire solo durante lo speciale di domani. Bravo. Per me è bravo, ci mette il cuore. A me piace, sì. La canzone preferita è quella Graff. Spero di fare quella contro Deja Vu. La bomba, boh. Lui mi ha fatto una buona impressione. Nel suo concentrato, ma è forte. Dai. Ci vediamo sabato, Peppe.
è finita anche la terza settimana nella scuola di amici. Non perdete lo speciale di domani con la sfida a squadre e tante altre sorprese. Noi invece ci rivediamo tutti insieme lunedì alle 13.50 sempre solo su Real Time. Completa, non ti devi vergognare. Trova qualsiasi modo per superare questa paura. No, sì, voglio lavorarci perché mi rendo conto che mi limita. Prova il tuo corpo a sentire cosa è farlo funzionare mentre canti, perché è fondamentale. Devo convincermi però che non è nulla, ma le mie mani tremano. In qualche modo io dovrò restare a galla. E così te ne vai, cosa mi ha preso adesso? Io se adesso ti chiedessi, me la reinterpreti in un modo totalmente diverso da come hai fatto? Saresti capace? No, perché non l'hai mai sperimentato. Quindi tu devi entrare in quella dimensione lì, ti devi fare tutto il film, devi vivere quella storia lì se non l'hai già vissuta e alla fine dirla. Amore bello come il cielo. Quindi questo vuol dire studiare, cioè affrontare e scoprire dei mondi che non conosci. Se andate sul sicuro, potete farci sentire bene e ci stupiamo le prime esibizioni perché non vi conosciamo bene, quindi diciamo, ah, però non è male, faccio per dire. Peccato che alla quarta o quinta esibizione dico, sì, non è male, ma è sempre la stessa cosa. Però. Ok? Va bene. Buon lavoro. Grazie mille. Nicolas sta preparando una coreografia hip hop con Emmanuel Lo. Andiamo a vedere com'è andata. Diciamo il passo c'è. Quello che non vedo proprio è la dinamica, la parte quella più forte e la parte più morbida. Inizia e finisce tutto uguale. And one, two, and. Questo qua è poggiato forte. Tutte queste strusciate così sono troppo coreografiche, ti sei sporcato veramente, come, quando ti sporchi come fai? Dici non fai così, fai così, fai più così, dici, esatto. Ciao, buona giornata. Prendi uno spagnolo, mettilo a ballare una coreografia tra flamenco e paso doble. Il risultato potrebbe essere esplosivo. È quello che Natalia Titova ha deciso di fare con Orion, ballerino della Squadra del Ferro, che sta preparando un'esibizione ad alto tasso di sangria. Di sangria? Spagnolo. Buongiorno. Maestra. Allora, prima dell'iniziare la lezione ti volevo subito ripetere, almeno dire quello che vorrei da questa coreografia. Prima, giustamente, capire chi sei, un atteggiamento giusto. La seconda, capire anche il stato del fisico, in senso che è sempre molto elastico, molto forte. Capire anche che ci sono due donne, perciò ogni cosa che fai o proprio un feeling con loro o un atteggiamento che tu stai studiando loro oppure quasi ti senti fare un fighetto avanti loro, ti fai il flamenco sapendo che loro che ti guardano, ok? Non classico, troppo lento, su già. Ai ai ai. No, tranquillo, non pensare adesso agli sbagli nelle figure. Mi preoccupo più sbagli nell'atteggiamento. Ogni
cosa che fai, ogni figura. Non dobbiamo mai fare a inerzione. Che significa inerzione? È quando tu fai una spinta e poi continui, ok? Tu fai troppo nel ta e poi si ammoscia tutto. Perciò da qua, quando io vedo loro, preparo e uno e due e tre, ta, ta. Non mi spaventi. Tu cerchi una immagine in specchio. Tu ti guardi, ok, i bracci sono giusti, questo sono giusto, la faccia è giusta. La mente non c'è. Passadoble è un ballo, da un lato, meccanicamente potrebbe essere semplice, ma mentalmente è difficile. Ci sono tanti passaggi dove sei non lento, sei uguale. Mi servono passaggi, non ta, ta, ta. Se musica lenta, più... Cosa metti in gioco? Metti... Cioè, io personalmente, cioè, anche nei pezzi in cui mi piacciono, anche a me, cioè, sento dentro come un brivido, sento. Mm. Il tuo corpo c'è anche? Sì. Sì? Sì. Che tu sei così, che va bene. C'è tutta questa... Dai come dai il tuo cuore, quello che viene da dentro, insomma, la voce. Nelle parti alte cerca di pensarci, perché sei bravo, sei precisissimo, hai tenuto la nota, eccetera, però era un po' svuotata di intensità, di sentimento. Okay. Quindi anche là, lavora pure lì, okay. Va bene? Ok. Bravissimo. Grazie. Bravissimo per ora, perché sì. Dipende da quanto lavori, da quanto ti applichi, da quanto ci credi, ok? Credi anche che sei bello, perché questo è importante, dai tutto di te, okay? Non nascondere nulla, okay? Grazie. Ciao. 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 Buona giornata. Prendi uno spagnolo, mettilo a ballare una coreografia tra flamenco e paso doble. Il risultato potrebbe essere esplosivo. È quello che Natalia Titova ha deciso di fare con Orion, ballerino della Squadra del Ferro, che sta preparando un'esibizione ad alto tasso di sangria. Di sangria? Spagnolo. Buongiorno. Maestra. Allora... Prima dell'iniziare la lezione ti volevo subito ripetere, almeno dire quelle che vorrei da questa coreografia. Prima, giustamente, capire chi sei. Un atteggiamento giusto. La seconda, capire anche il stato del fisico, in senso che è sempre molto elastico, molto forte. Capire anche che ci sono due donne. Perciò ogni cosa che fai... O proprio un feeling con loro, o un atteggiamento che tu stai studiando loro, oppure quasi ti senti fare un fighetto avanti loro, ti fai il flamenco sapendo che loro che ti guardano, ok? Non classico! Troppo lento, su già! Ai ai ai. No, tranquillo, non pensare adesso agli sbagli nelle figure. Mi preoccupo più sbagli nell'atteggiamento. Ogni cosa che fai, ogni figura, non dobbiamo mai fare a inerzione. Che significa inerzione? E quando tu fai... Secondo me si può fare tutto, cioè tu hai tantissime possibilità dalla tua. No? Sì. Però... Cioè, bella tosta. Sì, mica niente. Quale cose, le cose facili a noi non ci piacciono. So, va bene. Se no non saresti qua. Cioè, vedi da una mano. Io vorrei fare proprio. Ecco, ora che ci stiamo, io vorrei fare proprio lezioni di tecnica. Cioè, che io non faccio i pezzi miei, e mi insegnate un po' come si canta, cioè come mi devo mettere.
ok, io non so manco come devo stare con le spalle, che ne so, ci stanno tutte tecniche. E gliel'avevo detto l'altra volta a Annalisa. Vuoi fare una lezione di tecnica? Sì, voglio fare una lezione di tecnica, Annalisa. Fammi questa okay. lezione di tecnica, no. No, ma se vuoi la facciamo. Facciamo una lezione di tecnica. Vuoi fare ancora qualcosa? No? No, ti aspetto. Ma come no? Voglio fare una lezione di canto. Prometti che facciamo lezione? Prometto. Ditele la mano. Prometto che facciamo lezione. Ufficiale. Ti porta con te un problema. Che mi è da ridere, aspetta. Allora ci vediamo la prossima volta e facciamo una lezione di tecnica. Spero presto. Sì, presto, presto, non ti preoccupare. Ci vediamo alla lezione di tecnica? Sì. Io però adesso sto qua, devo mandare via te. No, perché vai così. Stavi aspettando che mi alzassi io. Vabbè. Mi raccomando. Gestiscitela bene. Analisa? Guardalo! Ma ah, veramente, io divento davvero rosso. È nato qualcosa? Prezzi, com'è? Com'è assurdo? Guardalo, cioè il biondo è innamorato. Ma che è innamorato? Ma che artisticamente. Artisticamente parlando artisticamente. Non è innamorato, è preso più che bene. Di solito è preso bene. Bene, cioè, bene. Ma lui, cioè, ogni volta lo sai come sto. Cioè, prima stavo tutto preso male, mo sto benissimo. Io non so cosa voglia dire questo. Mo dove faccio una lezione di tecnica insieme. Te lo giuro, ho fatto la promessa, gli ho dato la mano. Mo gli scrivo una traccia. Cioè, potrei scrivere un disco adesso. Ti batti il cuoricino un po', dai. Oh, com'è? Sei rosso? Ma che sto rosso? Ma non è vero. C'hai la pelle mecciata con la felpa. Allora è amore, guardalo. Ma che amore? Mi ha ridato... Lo swag. Lo swag mi ha ridato. Sì, però. Un bambino davanti a... Non so, i giocattoli. Vai. Grazie. Che vuoi fare? Quello che vuole lei, quello che vuoi tu. Allora... Con questa canzone che mi sono innamorato di te, mi hai stracciato il cuore. Mi sono innamorato di te perché non potevo più stare solo. Il giorno volevo parlare dei miei sogni. Mi hai fatto molto bene, che è una canzone che potrebbe passare così, perché non ha una vocalità così incredibile, non è un gioco di prestigio, ma è soltanto di sentimento. E quindi mi porti in un'altra dimensione quando la canti, quando la interpreti. Mi fai svegliare da questa dimensione meravigliosa soltanto quando dici ti vengo a cercare. Sì. E cercare non si può dire. Cioè, lo puoi dire. Dire potrebbe diventare una tua caratteristica, ma devi saper dire anche l'altro. Ti vengo a cercare. Cercare. A cercare. Devi lavorare sulla dizione. Ok. Ti va? Sì. È molto importante. Ok. Perché tu poi sei uno che ha intensità. E poi questo è un work in progress, perché non sempre poi magari... Per esempio il tuo inedito la prima volta non mi è piaciuto. No, neanche a me. Poi in diretta... qualcosina ho sentito, però è sempre potrebbe essere un crescendo, ma potrebbe essere anche un abbassando, sì. No? Va bene, scegli tu. Scegli qualcos'altro che ti senti, che ti piace, che può... A me piace Heaven. Darmi intensità. Heaven. Di Bryan Adams. Uh-huh. Poi invece Bridge of the Troubled Water, che è quella che ho preparato per settimana scorsa. Wow, bella. Vai. Feeling small when tears are in your eyes, I will dry them all. See how they shine if you need a friend. Beh, mi piaci un sacco. Mi piaci, hai una tale intensità nelle parti, quelle recitate, quelle interpretate, basse,
e ce l'hai molto meno nelle parti alte. Tu quando canti, che cosa metti in gioco? Metti... Cioè, io personalmente, cioè, anche nei pezzi in cui mi piacciono, anche a me, cioè, sento dentro come un brivido, sento. Mm. Il tuo corpo c'è anche? Sì. Sì? Sì. Che tu sei così, che va bene. C'è tutta questa... Dai. Quella che adesso è la sua ex squadra. Mentre Grace passa al fuoco, nessuno vuole fare il percorso inverso. E adesso si comincia a capire il motivo. Tutti i membri della squadra del fuoco non vogliono passare alla squadra del ferro perché ci sono degli elementi con cui abbiamo avuto anche dei contrasti evidenti, e non parlo musicali, parlo proprio personali. Ci sono stati degli atteggiamenti da parte di Mose, da parte di Carmen, da parte di Federico e in parte anche da parte di Grace, che sono risultati a chi li ha visti dall'esterno come molto antipatici. La cosa che mi sembra strana è che comunque io ho sempre detto... Ragazzi, se non avete qualcosa che non vi sta bene, parliamone, perché se no, se il problema sono io, ditemelo, non ho problemi. Ma i problemi per la squadra del ferro non sono finiti. Anche il ballerino Nicolas manifesta il desiderio di passare al fuoco e la produzione accetta la sua richiesta. Io, perché ho lo stesso pensiero del fatto che il gruppetto che si è formato tra Fede, Mose, Carmen... Tra cui ci sono stato Grace. Anche io, tra cui c'è stata anche Grace, cioè non ho problemi a dirlo. È diventata una cosa che non mi piace. Ma ti sembra valido questo motivo per cambiare squadra? No, io è una cosa che penso. Non mi sembra un motivo valido. Certi atteggiamenti mi sono dati fastidio. Ok, una ma cosa, pure a me hanno dato fastidio, ma per me non... Sì, per favore fammi finire di parlare. Per me la squadra, come alla fine ha detto Grace, per me la squadra non è una squadra unita. Che si sente... Raga, abbiamo fatto la figura degli idioti, a parer mio. Ma mi spiegate il... Perché? Di motivo? Perché non mi trovo bene, perché cioè, capito? Perché qualsiasi atteggiamento che hai, Mose, mi sta su... Adesso il fuoco ha 12 membri, mentre nel ferro sono rimasti solo in 9. Per la prima volta in questa edizione, i capitani hanno l'opportunità di assistere alle prove di tutti i componenti delle squadre e di conseguenza scegliere chi schierare nello speciale di sabato. Cominciamo con la squadra del fuoco, con Yaser chiamato a scegliere la formazione migliore per portare a casa la vittoria. Nicole la mettiamo, quindi è una. Ogni cosa che fai, ogni figura, non dobbiamo mai fare a inerzione. Che significa inerzione? È quando tu fai una spinta e poi continui, ok? Mm-hmm. Tu fai troppo nel ta e poi si ammoscia tutto. Perciò da qua, quando io vedo loro, preparo e uno, e due, e tre, ta. Non mi spaventi. Tu cerchi una immagine in specchio. Tu ti guardi, ok, i bracci sono giusti, questo sono giusto, la faccia giusta. La mente non c'è. Passadoble è un ballo, da un lato, meccanicamente potrebbe essere semplice, ma mentalmente è difficile. Ci sono tanti passaggi dove sei non lento, sei uguale. Mi servono passaggi, non ta ta ta. Se musica lenta, più musica lenta, più tu devi essere veloce, la dinamica. Ti devo uccidere. Il toro deve scappare già dalla tua presenza. Vai! Ok. Proviamo.
subito, veloce, giro, pa, giù, giù. Cresci, cresci, muovi, muovi, muovi fino a che... Vai! Muovi corpo, corpo, muove! Adesso, vai! Da, salto! Arrivi in anticipo, fai pausa. Vai, hop! Sei lento! Io devo vedere che comandi tu. Veloci, vai, chiudi! Oh, meglio. Passo e allargo. Non senti differenza? Ai, tanda. Vai. Oh, meglio. Ta, ta, ta. Veloce. Corpo cambia, morbido. No, adesso. Forte! Ora vedi come si scende. Si può stare via. Io ci amo. Largo, vai, vai, chiudi! Io ci amo. Vai, lei, stai su! Circuita. Questo è lento. Diciamo che italiano mi sembra proprio di mostrarmi per quello che sono. E mi fa paura questa cosa. Infatti in inglese lo puoi un po' mascherare. La ragione per cui non mi piace che si canti che cantiamo in inglese. È perché ovviamente l'inglese per alcuni aspetti è nascondersi dietro una maschera. Anche la notte è una roba che io ho provato. Avevo delle immagini in testa di quello che ho provato. E mi accorgo che sono più, come si dice, introversa rispetto a quanto canto in inglese. In italiano mi sento che io non riesco a tirar fuori quel demone che c'è dentro. I wish I could go. Normale che sia così. Però è proprio per quello che bisogna lavorarci. Io no? Voglio lavorare per prendere padronanza del proprio demone, del proprio corpo, della propria voce. Perché io questa cosa l'ho provata, quindi ho un'immagine in testa, però allo stesso tempo non riesco a tirarla fuori. Non so se è timidezza, paura, si vede che sono nuda sei quando canto queste cose. Esattamente, però l'attore, l'interprete, il cantante, che sono tutti interpreti, effettivamente devono spogliarsi di tutto questo. Perché se no è un peccato, se no arriva solo la voce, che per quanto possa essere bella è una parte dell'esibizione, non è tutto. Allora se tu vuoi essere una cantante completa non ti devi vergognare. Trova qualsiasi modo per superare questa paura. No, sì, voglio lavorarci perché mi rendo conto che mi limita. Prova il tuo corpo a sentire cosa è farlo funzionare mentre canti, perché è fondamentale. Devo convincermi però che non è nulla, ma le mie mani tremano. In qualche modo io dovrò restare a galla. E così te ne vai. Cosa mi ha preso adesso? Io se adesso ti chiedessi, me la reinterpreti in un modo totalmente diverso da come hai fatto? Saresti capace? No, perché non l'hai mai sperimentato. Quindi tu devi entrare in quella dimensione lì, ti devi fare tutto il film, devi vivere quella storia lì se non l'hai già vissuta e alla fine dirla. Amore bello come il cielo. Quindi questo vuol dire studiare, cioè affrontare e scoprire dei mondi che non conosci. Se andate sul sicuro, potete farci sentire bene, ci stupiamo le prime esibizioni perché non vi conosciamo bene, quindi diciamo, ah, però non è male, faccio per dire. Peccato che alla quarta o quinta esibizione dico, sì, non è male, ma è sempre la stessa cosa. Però. Ok? Va bene. Buon lavoro. Grazie mille. Tu la canti con la stessa impostazione, con lo stesso atteggiamento che aveva lei 30 anni fa. Sì. Ma sono passati 30 anni, tu ne hai 20. Sì. Il mondo è cambiato completamente. È arrivata Rihanna, è cambiato tutto. E tutti questi 30 anni io che sono passati non li vedo nel tuo modo di cantare.
io voglio provare le altre canzoni come moderna, così per me, perché, e lo so, la mia voce è vecchia, io lo so, anche il mio marito dice, ma... Aulia, io voglio essere molto sincero con te. Sì. Io apprezzo il fatto che tu dica che vuoi cambiare, però credo che questa impostazione che tu hai sia talmente solida che ci vorrà tanto tempo per cambiarla, se ce la farai, non lo so se ce la farai. Sì, sì. E secondo me questo tempo qui non c'è. Quindi ti voglio dire che se mi troverò a dover rispondere alla domanda se tu è giusto che resti o no, io dirò di no. Hi Lauren. Ciao. How are you? Tutto bene. Allora provo a parlare in italiano. Allora, tu hai vinto lo Shake Remix Time, è un'ora in più per fare ciò che vuoi. And your choice was to rehearse the choreography your song. Shake Remix Time starts right now. Okay. Thank you. Grazie. La facciamo? Facciamo una lezione tecnica. Vuoi fare ancora qualcosa? No. No, ti aspetto. Ma come no? Devi fare la lezione di canto. Prometti che facciamo lezione? Prometto. Devi dare la mano. Prometto che facciamo lezione. Ufficiale. Ti porta con te un problema. Che mi da ridere, aspetta. Allora ci vediamo la prossima volta e facciamo una lezione di tecnica. Spero presto. Sì, presto, presto, non ti preoccupare. Ci vediamo alla lezione di tecnica? Sì. Io però adesso sto qua, devo mandare via te. No, perché è così. Stavi aspettando che mi alzassi così. Io? Vabbè. Mi raccomando, gestiscitela bene. Questa analisa? Guardalo! Ma ah, veramente, io divento davvero rosso. È nato qualcosa? Prezzi com'è? Com'è assurdo? Guardalo, cioè il biondo è innamorato. Ma che è innamorato? Ma che artisticamente. Artisticamente parlando artisticamente. Non, lo non è innamorato, è preso più che bene. Di solito è preso bene. Bene, cioè, bene. Ma lui, cioè, ogni volta lo sai come sto. Cioè, prima stavo tutto preso male, mo sto benissimo. Io non so cosa voglia dire questo. Mo te lo faccio una lezione di tecnica insieme. Te lo giuro, ho fatto la promessa, gli ho dato la mano. Poi gli scrivo una traccia. Cioè, potrei scrivere un disco adesso. Ti batti il cuoricino un po', dai. Oh, com'è? Sei rosso? Ma che sto rosso? Ma non è vero. C'hai la pelle mecciata con la felpa. È amore, guardalo. Ma che amore. Mi ha ridato... Lo sbaglio. Lo swag mi ha ridato. Sì, però. Un bambino davanti a... Non so, i giocattoli, non capisce niente. Lei ci sta, ci guardava, però... E tipo lei rideva, rideva, io ridevo. Quindi rideva... E tipo durante la canzone c'è cioè, brava, mi dai proprio da guardarla lì. Guardarla io, guardarla negli occhi. E tipo c'è, cioè, però capito, lei rideva, lei ride. Era proprio comunicazione con gli occhi.
e quindi cioè, penso che andavo più veloce, penso, però non è che gli potevo dire senti, è perché cioè, ero concentrato su di lei. Sì, ero concentrato, cioè fra, io non la devo guardare quando canto, fra, perché non sono concentrato, cioè, devo tornare a me stesso, sex symbol freddo. Seconda volta, alla terza scoppia l'amore, si dice.